Kai Pan. Oggi è un particolare piacere per me, ma anche un onore, avere ospite nella trasmissione Enkai Pan un grande artista come Michele Canzoneri. Non voglio fare premesse enfatiche, snideremo lentamente il personaggio sull'onda dei ricordi, perché i nostri ricordi sono molteplici. Noi ci conosciamo da tempo immemorabile, possiamo quasi dire. Sì, mezzo secolo. Ecco, come diceva Totò, come passa il tempo. Allora, Michele, cominciamo dalla tua appartenenza al liceo artistico di Palermo, perché là c'erano raccolte straordinarie, c'erano le cose di Otama, non so se tu ti ricordi più. Poco. Tu lavoravi con Lucido, che insegnava in quei tempi al liceo, che sembrava uno che venisse fuori dalla filmmeccanica, invece poi era uno, si interessava di arte, di scenografia e così via. Com'era Palermo in quel periodo? A quei tempi, io mi ricordo poco, hai detto liceo, era l'Istituto d'Arte, che adesso non c'è più, che allora era in via Schiavuzzo, dentro un convento, per cui c'era tutto il fascino del convento, c'era il chiostro, c'era le catacombe, noi mettevamo i lavori in creta nelle catacombe per mantenere la creta sempre fresca. Diciamo che era un periodo bellissimo quello, perché fra l'altro credo che neanche la crema possa avere questa possibilità oggi, perché si passava da un laboratorio all'altro, c'era ferrobattuto, era dentro una chiesa incredibile, era dentro uno spazio. E io ricordo esattamente questo, ma sai perché lo ricordo? Perché per me è molto importante che tu abbia avuto basi del genere. Non è che la tecnica sia determinante per fare il grandissimo artista, ma gli dà sicurezza e durata. Insomma, è casuale che Goethe esordì come poeta a 13-14 anni, scriveva versi impeccabili, sì, e ultimò la sua vita a 83 anni. Infatti. Con il Fausto, con una delle opere più clamorose della storia di tutti i tempi, a 83 anni, quando le persone vanno in pensione regolarmente. Infatti la preparazione tecnica è una cosa che oggi fa difetto a molto, è importantissima, esatto, è formativa, perché a me mi è servito molto per la scenografia, per esempio, dove io posso maneggiare qualsiasi tipo materiale di materiale con disinvoltura. E questo esce fuori anche nei lavori che ho fatto, eccetera. Cioè, io non ho nessun tipo di preclusione per nessun tipo di materiale, nessun tipo di tecnica. Cioè il lavoro passa da una cosa all'altra, come tu sai, anche l'ultimo lavoro di cui parleremo a Gerusalemme, c'è pure una padronanza tecnica che è importantissima, che è formativa in quel periodo. Purtroppo oggi nella scuola, nella didattica, non c'è più. Per cui, infatti non è casuale che molti artisti durano 2-3 anni e poi finiscono a vendere, come dice il grande Rabelais quando parla degli eroi, all'Ade, finiscono per vendere ceci, patate e roba del genere. Però questo a prescindere, poi non ha importanza la tecnica, è quello che fai con i materiali. Però la tecnica dà sicurezza, non è importante che sia visibile o costantemente applicata, ma dà sicurezza, cioè tu puoi fare quello che ti pare, questo è il discorso della bottega, che poi è il discorso di Leonardo da Vinci, di Botticelli, dei sommi artisti, di Michelangelo, avevano tutti tecniche, poi le superavano, oppure se ne infischiavano. La disinvoltura ti consente di superarle e di agire poi in piena libertà. Perfetto. Andando contro anche con la tecnica stessa. Certe volte stravolgo gli insegnamenti, eccetera, per cercare nuove soluzioni. Però la base ci vuole, come la base è importante per il disegno, che oggi si pratica meno, ma io non riuscirei mai a fare un'opera senza un preventivo disegno, un preventivo progetto molto preciso. E lo sai perché tu hai questa attitudine al disegno? Perché il disegno è la memoria. È il diario. Fai la mano e poi puoi eseguire apparentemente improvvisando, ma in realtà con una memoria alle spalle. Io sono sicuro che Renzo Piano sia un grande disegnatore. Se li disegna i suoi progetti. Sì, lui è rimasto molto sorpreso di quest'opera che ho fatto per lui, per San Giovanni Rotondo, perché non si aspettava. Infatti in un suo testo chiama la mia tecnica eroica, perché mi ha detto che è quasi impossibile che uno
realizzi un'opera in 2 anni con questa complessità, eccetera. È divertente perché 8 mesi prima dell'inaugurazione della chiesa di San Pio, lui mi aveva chiesto questa grande vetrata di Daché, il teologo di riferimento era Crispino Valenziano, che mi doveva spiegare il tema e tutto. E lui mi ha detto ci arrivi per l'inaugurazione, perché l'inaugurazione era credo nel 2003, adesso le date non sono sicuro. Io dico sempre sì. Dopo 2 anni mi chiama per dire ma sei pronto per la... sto quasi per finire, dopo 2 anni. Senti, ma adesso spieghiamo Crispino Valenziano, perché per i nostri telespettatori sono tutti personaggi abbastanza misteriosi. Crispino Valenziano, Monsignore, se ricordo bene, Monsignore, sì, a Cefalù, è un grandissimo teologo ed è molto importante che lui, nell'elaborare le vetrate del Duomo di Cefalù, abbia avuto accanto il teologo, esattamente, guarda caso, come facevano i grandi artisti del Rinascimento, ma anche Giotto lavorava così. Ma infatti io dicevo che spero che lui non era contemporaneo, lui era un teologo del 400, perché io ho rivissuto perfettamente che cosa significava collaborare con un teologo, cioè il committente vero è il teologo, ecco. Ti fa capire che non ti limita nella tua, che molti dicono i temi sono fissati, no, fissando il tema e impostando il tema, poi tu sei libero all'interno del tema di muoverti, se no puoi fare errori clamorosi, qualcuno l'ha fatto, però corretto in tempo. Io ho sostenuto da sempre che il grande artista si vede dalla capacità di eseguire le committenze. Il naif può fare soltanto una cosa, sì, sì. L'artista popolare può fare soltanto una cosa, ma il grande artista lavora su committenze. Per esempio, cioè, la Sistina fu fatta su committenze, sì, sì. E così via. E dialogare anche con grande animosità sulle cose, è importante. Con Crispino Valenziano hai mai avuto contrasti? Perché Crispino ha un bel caratterino. Insomma. All'inizio sì, all'inizio c'è stato un momento di... Però cosa divertente è che ho avuto contrasti con il portavoce di Crispino, perché lui mi ha indicato una cosa e mi sono arrabbiato, però con Crispino mai. L'incontro è stato sempre molto felice, molto bello, anche per questo ultimo lavoro di Gerusalemme, i temi li ho elaborati con lui. Perfetto, benissimo. Per cui anche se poi i francescani ci temevano certe cose, però i temi li ho elaborati con lui. Dunque, scendiamo in cantina, perché noi esordimmo e ci siamo conosciuti in cantina. Era nei tempi di Bruno Carbone, un critico attrezzato, colto, cosmopolita. Anni 70, no? Eravamo nel fine degli anni 60, anni 70. Dopo Cristo sempre, dopo Cristo. Dopo Cristo. E quindi scendevamo in cantina, ci riunivamo e facevamo delle belle cose, facevamo la divinazione con i King, il famoso libro della divinazione cinese, no? Sì, sì. Tutti ricordi. C'è stato uno spettacolo di Gaetano Testa, lì, una cantina, tu dici cantina per sì. Dire scantinato, sì, cosa c'è. C'era la musica di Scerlino, di Salvo, sì, non mi ricordo gli attori, non mi ricordo, non sì, c'era Menni come c'era, attore. C'era Giovanni Menni, ma c'era, ruotava attorno la Laura di Evangelista, che era un grandissimo musicista di quel tempo, anzi fu alle origini proprio della musica d'avanguardia italiana, che ricordiamoci è tra le migliori del mondo. Fra l'altro per questo spettacolo, diciamo, quasi nascosto, segreto, io ho mai fatto un grande sole. Un grande sole che poi ha preso un collezionista per l'invita. Poi io avevo preso uno studio in una villa del Settecento a San Lorenzo. È vero. Dove la sera venivano scrittori come Pes, Perdiera, Testa, Scerlino e altri. Sì. È stato un periodo bellissimo. Si discuteva in maniera quasi estenuante. C'era una tale passione che si finiva spesso per litigare, perché eravamo tutti in contrasto. D'altra parte diceva il grande Adorno, guai a pensare le opere e gli artisti pacificati tra di loro, perché l'artista e l'opera vogliono lo spazio, la storia e il mondo tutto per sé. Infatti. E io poi, dopo San Lorenzo, avevo preso uno studio sotto la Scuola Internazionale, vicino alla Scuola Internazionale, che è uno studio grandissimo, tipo 800 metri quadri, una cosa grandissima. Adesso è diventato una palestra. E ho ospitato Perdiera, per Vanto, con gli attori, cioè facevano le prove, le cose eccetera. Poi fra l'altro un giorno mi sono arrabbiato perché ho trovato la resina completamente disintegrata, perché qualche attore ubriaco aveva fatto
aperto il bidone, questa destra c'era un pavimento pieno di destra. Ho detto per ieri, Michele, mi dispiace, ma da domani andate via. L'ultima volta. E poi ho fatto la scenografia per Morte per Vanto. Dunque, così sempre procedendo per rapide divagazioni, a un certo punto tu cominci a lavorare le famose sculture luminose che ebbero un grande successo, un seguito, e adesso vediamo quali sono. Intanto queste sculture, siccome erano cose molto complesse, l'idea da che cosa ti venne? È anche il materiale che tu usavi? Io sono partito da ricerche che facevo col microscopio, cioè prendevo dei vetrini e analizzavo alcune frammenti. Eri sempre lì al liceo? No, chiamo l'Istituto d'Arte. Questo con degli amici che avevano questo tipo di apparecchiature, eccetera. E poi naturalmente i miei viaggi erano sempre mirati a vedere dei codici miniati e anche è un po' lungo spiegare, eccetera. E poi c'è stato importante il contatto con il mondo orientale, Giuseppe Tucci, ti ricordo che ho conosciuto Giuseppe Tucci per ignoranza, perché non sapevo chi fosse. E quando ho fatto vedere questi miei studi sul Baldo Todol a Milano, mi hanno detto l'uno che ti può fare il testo è Giuseppe Tucci, non sapendo chi fosse. L'ho telefonato, lui stava a Tivoli, ho telefonato, il professore posso incontrarla perché voglio fare voce molto giovane, molto, molto vivace. Molto vivace, eccetera. Per cui mi ha detto ci possiamo vedere domani all'Ismeo, che è il Museo Medio Orientale di Roma. Appena arrivo al museo, se io arrivo sempre agli appuntamenti prima, ho visto i libri che aveva pubblicato. Per cui ho detto, e chi è questo? Cioè, mi ha fatto quasi paura. Sono salito sopra, ho detto il professore Tucci, appena ho detto il professore Tucci c'è stata una specie di scompiglio. Ma sta arrivando il professore, tutto. Ho detto, ho scoperto che aveva 90 anni. Era grandissimo io orientalista. Proprio preso. Il libro tibetano dei morti, Bardo Todol, lui fece una serie di opere e la prima mostra io l'ho fatta io all'Opera Universitaria. L'altro calcolai bene i tempi e i modi, perché lo inserii in un convegno, che se ricordo bene era quello dedicato a Wagner per il centenario della fondazione di Bayreuth, e quindi arrivarono i migliori musicologi d'Italia e alcuni d'Europa. C'era Mario Bortolotto, c'era Pestalozzi, c'erano personaggi di una importanza strepitosa. Questi rimasero folgorati dai suoi pezzi. Bortolotto ha comprato tutto. E devo dire che lì cominciò la sua carriera anche come scenografo, perché comprarono tutto. Cioè, una cosa incredibile, sì, ti ricordi? Fu clamorosa questa... Ho rivisto questi disegni da Bortolotto, ho detto me li ridai, ma ho detto di qua non riuscirò. Ma ne comprò pure Gioacchino Lanza Tomasi. Ricordo che Gioacchino Lanza Tomasi comprò un paio di pezzi. Cioè, insomma, praticamente questa mostra apparve e sparì nel nulla. Perché, Folgore, che cosa avevi combinato tu? Avevi lavorato con carte antiche e le avevi elaborate. Adesso spiega bene che cosa significa elaborare una carta di questo tipo. Insomma, tanto per intenderci, qua c'è una rappresentazione del modo di lavorare queste carte di Michele Canzonetti. Questo non lo dico io, a modo psichiche. Questo fatto... è Borromini. Borromini, dico a modo psichiche, ha cominciato con il primo testo che ho letto tuo, e poi tu mi hai affidato per il libretto di Borromini. No, devo dire che lui generosamente vide il testo di Borromini e mi disse dammelo, e poi ti faccio una sorpresa. Ora, signori, qua c'è tutto il testo di Borromini, tutto. Era un'opera drammaturgica tutta scandita in versi, e lui tira fuori questo incredibile capolavoro, che è un'opera profetica, perché, come voi vedete qui, questa carta ha un colore giallo-oro tipico del deserto. È una carta del 600. Questa specie di sigillo che c'è qui ricorda i sigilli assiro-babilonesi. Poi lui lavorò in Siria a contatto con il deserto e tirò fuori... Come si chiamava la mostra memorabile, forse una delle più belle? La pietra di Damasco. Ecco, la pietra di Damasco che fu fatta alloggiato San Bartolomeo a Palermo e che suscitò scalpore, perché era un'opera di una finezza, di una delicatezza incredibile.
E vi dirò sinceramente, si sentiva la sabbia del deserto, si sentiva. La si sentiva volare per tutta quest'opera clamorosa. E insomma, qui c'era l'annuncio. Sì, questi... Allora, se poi spiego un po' tutte queste macchie, queste cose eccetera, come le ottenevi tu? Con acidi, immagino. Sì, no, il procedimento è un poco complesso, perché io avevo trovato una biblioteca dismessa, c'era un tappeto di fogli abbandonati, e adesso, quando sono ritornato, avevano buttato, bruciato tutto. Come diceva Sciascia, quando trovi qualcosa incustodita, la devi prendere, non ti deve creare nessun problema. Perché se la prendi la salvi, se la lasci si perde. E aveva ragione, se io avessi preso tutti quei fogli, oggi avrei un materiale incredibile. Ho trovato anche dei telegrammi di Wagner in mezzo a questa carta. Addirittura. Sì, sì. E, per cui ho cominciato a lavorare questa carta, perché questa carta è come una lastra fotografica. Cioè, secondo gli acidi che metti, viene fuori il passato, perché la carta viene impregnata nel tempo, nei secoli, perché io uso fogli anche del 500, 600, 700, ma secondo le macchie, le umidità, i, come si chiamano, i bacilli che ci sono, si crea. Io non. Una volta Silvano Nigra ha scritto in un testo che io proteggo i vermi, quelli che. Ma perché per me sono dei collaboratori, perché. Questo è bello, cioè il verme roditore della carta è un suo collaboratore. per cui ogni cosa, tutto il passato viene fuori dagli inchiostri, dalle cose che metto, per cui diventa una lastra fotografica e via che si forma. E quando si forma io agisco poi, o prima o dopo, io non riesco più a usare un foglio bianco, non ci riesco. Ho bisogno della carta che mi suggerisca le cose da fare. Tutti i bozzetti scenografici li faccio su carta antica. Tutte le mie ultime opere, Convolut è l'ammasso che c'è dentro le mobili, lo cita Settis in questo libro di Artemidoro. E, cioè, la carta mi suggerisce quello che devo fare. Perché è una lastra che via via si forma l'immagine. Quindi è un dialogo che tu intessi con la carta, con le macchie, con i buchi, con i tarli, si chiamano tarli, con i tarli e così via, circoscrivi e viene fuori poi questo incredibile miracolo, perché questo... Vabbè, questo è un foglio quasi semplice. Questo è un serpente che si morde la coda, ma è anche un labirinto, se guardate con attenzione, e soprattutto questo incredibile colore, straordinario. Insomma, è un'opera che è mia e che io non cederei per nulla al mondo. E tu ci sei rimasto impressionato da questo dialogo con la carta, perché gli ricordavi alcuni fogli tibetani, eccetera. Per finire l'aneddoto di Tucci, io me ne stavo scappando. Poi è arrivato l'autista, mi ha detto, il professore aspetta su. E ho visto questo uomo meraviglioso, bellissimo. Che scrisse molte cose su di te. Poi dopo due ore di conversazione, mi ha detto, ma perché lei mi ha chiamato? Gli ho detto, vorrei farle vedere, per dirti il personale. Gli ho fatto vedere i fogli, mi ha detto, molto belli. Erano 7 fogli del Bardo. Mi ha detto, molto belli. E quanto tempo mi dà per scrivere il testo? Ho detto, professore, quanto vuole? Mi ha detto, vabbè, fra 2 mesi le manderò il testo. Mi ha mandato un testo bellissimo, che tu hai poi esposto lì alla discoteca. Sì, e ripeto, fu una mostra veramente straordinaria. Poi tu hai elaborato, tecnicamente adesso non saprei definirle, delle immagini per il Parsifal di Goethe. Scusami, di Wagner. Il Parsifal di Wagner. Il Parsifal, sì. Che io ho per fortuna, sono 5 pezzi straordinari, molto grandi. Perché ero capitato a Bologna, Sciarrino era diventato direttore artistico del Comunale e durante uno di questi passaggi mi ha detto, faresti la scenografia Per Parsifal, ho detto, salve, è imbarazzato. No, sai, scegliete tu il regista, a quei tempi era molto simpatico. E per cui ho cominciato il Parsifal, un'altra avventura, perché ho fatto tutte sculture luminose, tutto in vetro. Il Parsifal era tutto in vetro. Fatto a Palermo, le scenografie sono state portate lì. E poi tu hai elaborato queste immagini su carta con accetta, sì, se ricordo bene. Io di solito quando affronto un lavoro comincio una specie di diario quasi giornaliero che mi porta poi a progettare e a definire l'opera. Però il diario è quasi una vita autonoma, cioè, come hai visto
Questo del Parsifal pure, c'è la famosa goccia, poi c'è la, sì, una goccia. Le varie cose di Clinton, sono quasi una cosa. Tutte elaborate con colori argento. Adesso ho dimenticato, Rognoni mi ha fatto il testo, il nostro grande. Rognoni. Luigi Rognoni. Insomma, Palermo a quei tempi, diciamolo francamente, era una straordinaria capitale di culture. C'era Luigi Rognoni, c'era Michele Canzonelli, c'erano scrittori famosi. C'era Pleb. Fecero le settimane di nuova musica che furono fondamentali in tutto il mondo. Qui noi abbiamo conosciuto Stockhausen ne fece una conferenza al Centro Culturale diretto da me, gratis, e così via. Insomma, era un mondo straordinario, importante. Salvatore Scerrino oggi è considerato palermitano, uno dei sommi musicisti al mondo. Insomma. Tanto per capire qual era il quadro rispetto alla, diciamo, alla modestia dei nostri, dei nostri giorni. Si parla di Rinascimento oggi, il Rinascimento è il Rinascimento fu quello, strepitoso, anche grazie a un talento straordinario che si chiamava Nino Titone. Perché Nino Titone organizzò tutto, era musicologo dell'Università di Palermo, scriveva per Feltrinelli e così via. Purtroppo è scomparso l'anno scorso. Scomparso recentemente, ma rimarrà sicuramente nella storia della forma come uno dei grandi uomini del Novecento, in assoluto. Tra l'altro, ecco, noi stiamo passando proprio. E questo dobbiamo fare perché abbiamo troppe cose da dire. Una specie di groviglio di ricordi. Io ho avuto la fortuna, e la considero una grandissima fortuna, di aver conosciuto Bussotti, di aver passato, diciamo, la giovinezza con Scerrino, perché mi ricordo quando siamo andati in via Calderai a comprare una lastra di metallo, sì. E nell'autobus questa lastra del Brava, che è una lastra quasi un metro per un metro, una cosa pazzesca, trascinata dalla cosa. E poi lui mi ha fatto una specie di cosa per flauto, una comprensione per flauto, per una mostra che avevo fatto a Mondiale. C'erano tempi stranissimi, cioè oggi sembra quasi, se li racconti nessuno ci crede, perché erano tempi incredibili. Stavo dicendo, ho conosciuto Bussotti, poi ho conosciuto tutta l'avanguardia musicale e poi sono diventato lo scenografo, perché Bussotti mi ha chiamato alla Fenice per fare un balletto di 10 minuti di Ivan Vandor, non so se l'hai conosciuto, che era ritornato dall'India, per cui sì. Bussotti ha pensato questa mia unione mandala Vando, 10 minuti di balletto, che sono state l'inizio della mia folgorante carriera scenografica, perché Messinis, sempre parlo di gente Mario che Mario Messinis era un musicologo veneziano, m'ha detto, che scriveva sul Gazzettino di Venezia. L'ha detto nel giornale, io non conoscevo Messinis, nel Gazzettino, ha parlato di questa scenografia come una cosa straordinaria. Sì, sì. Ma lui era generosissimo e un occhio molto attento. Per Amore Psiche, testo mio, musica di Scerrino alla Scala, lui scrisse una cosa clamorosa che lasciò tutte esterrefatte. Un altro aneddoto legato a questa prima scenografia, l'incoscienza, oggi non la potrei fare, perché oggi sono cosciente di alcune cose. Io ho fatto due grandi telai che si muovevano durante questo balletto, dove c'era disegnato un mandala fatto con tipo 5.000 bastoncini di legno colorati. All'ultimo, quando questo telaio superava la distanza dello strappo, cadevano tutti questi bastoncini, per cui il disegno si frantumava. Che è tipico del mandala questo, sì. Perché il mandala alla fine dell'opera deve essere distrutto. Infatti. Però, quando durante la prova generale è arrivato Vandor, ho visto che Vandor si è alzato improvvisamente, è andato verso il maestro, improvvisamente mi è venuto una specie di panico, perché aveva creato rumore quella caduta, per cui si sovrapponeva al suono, perché ho detto che cavolo, ho fatto un errore madonnale. Quando è ritornato Vandor verso di me, ha detto: maestro, mi scusi, ma non ci ho pensato una cosa. No, non ti preoccupare, l'ho fatto mettere in partitura. Bellissima questa cosa. Dunque, torniamo al materiale, perché ancora non me l'hai detto, della scultura luminosa. Che cosa era? Aveva un nome particolare. Dunque, perché era il tempo in cui si scoprivano le plastiche, le cose, eccetera. E lui era dentro la contemporaneità assoluta. A me mi è sempre interessato la trasparenza dei materiali. Sì. Alla base, tutti i materiali trasparenti. Per cui cercavo un materiale che mi desse dei colori trasparenti e una struttura trasparente. Per cui ho cominciato a usare il vetro. Sono andato a soffiare in una soffieria qui a Palermo che faceva apparecchi per cliniche, per cose.
tipo quelli facendo alambicchi, cose. E poi in materia trasparente sono andato alla Montaigne a Venezia per studiare. Montaigne. Sì, sì. Ecco. E si chiamava Gab, Gabbrast, aria, vetro, cioè questi tre materiali. Sono andato lì e lì naturalmente ho avuto l'incontro forse più importante che. Prendete tutte le coincidenze. La Fucina degli Angeli. Egidio Costantini, che realizzava opere in vetro di Picasso, Ernest, Magritte. Ho visto la mostra dei vetri di Picasso, Magritte, eccetera, al Guggenheim di Venezia. Sì, infatti c'è tutta una collezione di vetri di Picasso. Una delle mostre più esaltanti della storia. Sono i vetri di Picasso. C'era la famosa scacchiera, scacchiera di Max Ernest. Di Ernest, scusa. Una scacchiera enorme, tutta vetri soffiati. Immensa. E quella scacchiera, quando io stavo nella pensione, una pensione sopra la Fucina degli Angeli, vedete le coincidenze della vita. Quando scendevo vedevo sempre la scacchiera di Ernest nella casa della vetrina. Poi ho conosciuto Costantino, ho frequentato poi un po', vedete le coincidenze strane della vita, no? E poi un altro incontro molto bello è stato con Amiro Vedova, che io ho visto in un ponte seduto. Grandissimo artista veneziano. Ma a Palermo c'è niente di Amiro Vedova? No. Emilio Vedova, io mi sono avvicinato, ho detto scusi lei, maestro, è lei, e dice come sono io Emilio Vedova, per cui abbiamo parlato un po', poi lui mi ha detto vieni ti faccio vedere quello che sto facendo. E lui stava preparando tutte le dipinte per Osaka, per l'Expo di Osaka, e per due ore mi ha spiegato opera per opera, poi ho detto ma come mai tutto questo interesse, perché uno che impiega due ore per un ragazzino che viene. Poi ho capito che lui, spiegando le opere, stava ripetendo alcune cose, cioè se li stava memorizzando. Infatti poi mi ha detto improvvisamente, per favore, vai via, basta, esci. Sono quasi cacciato. Poi l'ho capito questa cosa, l'ho capito molto tempo dopo. Cioè lui si stava spiegando alcune cose, no? Si stava ricordando alcune cose. Tu sei stato stranamente un precursore in molte cose, tra l'altro nell'andare in Siria in un periodo propizio, adesso tu non ci potresti andare in Siria, come potrei ben capire, e tu sei rimasto folgorato, ma anche dalle persone, e devo dire, mi hai parlato benissimo anche, se ricordo bene, dell'assessore alla cultura, donna era questa, il ministro della cultura, in una mostra che aveva fatto Gibellina a Damasco, dove c'era la mia scultura, si è fermata davanti alla scultura e ha detto al senatore Corrao, anche lui è scomparso, ha detto voglio questo artista a Damasco. Per cui mi telefona poi l'ambasciatore, eccetera, mi ha detto il ministro desidera Damasco, quando può venire? Allora c'era ancora la guerra con Saddam, eccetera. Io ho telefonato alla Farnesina per capire quando poteva finire, perché non era molto sicuro viaggiare in quel periodo, oggi è impossibile. E mi hanno chiesto, dice, luglio va benissimo, naturalmente la guerra poi non è finita, è andata avanti, però sono andato lo stesso. E lì è stata un'esperienza incredibile, perché io dovevo fare un tipo di seminario con dei ragazzi dell'Accademia. Prima ho cominciato ad Aleppo, poi sono andato a Damasco, dove sono stato, cioè volevano che restassi 6 mesi lì. Quanto sei stato? Un mese e un po' di giorni. Quando sono andato... Ma hai avuto difficoltà, come dire, nei comportamenti, nelle cose? No, allora era... Era assolutamente liberale il paese. Con Rossella camminavamo di notte, di cose, tranquillo, andavamo in tutti... Poi, fra l'altro, io ero ospite del ministro, per cui avevo un traduttore, una guida. Io dicevo, domani andiamo a Palmira, ad esempio. Si andava a Palmira domani. Poi il direttore della scuola, che era uno scultore pessimo, un po' pesante, monumentale, mi ha detto con quale sezione vuole lavorare. Ho detto quali sono le sezioni, scultura, calligrafia, straordinaria, calligrafia, fotografia e altre sezioni. Ho detto con tutti. Ho detto ma sono 100. Ho detto bene, io sono venuto qui per lavorare con i ragazzi, perché loro erano abituati, sì. Si aspettavano che io stessi qualche ora lì e poi andavo in giro a fare il turista. E ho lavorato ogni giorno, 4 ore con i ragazzi. E con che risultati? Sono venuti fuori persone, talenti? Entusiasti, gli insegnanti meno. Adesso, oggi capisco perché. Perché naturalmente parlando di temi, di approfondendo alcuni concetti, eccetera,
erano sconvolti. Alcuni insegnanti hanno protestato addirittura con il preside, con il direttore, perché ha detto ci sta rovinando i ragazzi, perché i ragazzi stanno capendo che cosa significa la ricerca. Esprimersi. Sì, sì. Autenticamente, profondamente. Per cui questa cosa, penso che la scuola, io facevo lezione dentro un castello romano, dove si appendevano i vestiti degli attaccapenne attaccati alle pietre romane, decorate, eccetera. Cosa incredibile. E da questa tutte queste opere, come le realizzavi? Mentre facevi lezione prendevi appunti? Io avevo un diario fatto sempre con foglie antiche, dove ogni giorno trascrivevo quello che facevo, giorno per giorno. È venuto fuori questa mostra che poi ho realizzato delle sculture, naturalmente, da questi studi che avevo fatto a Bosra, a Palmira, ad Aleppo, al Crack dei Cavalieri. Cioè, è una cosa, è un viaggio. Sono stato ad Ebla. Garantisco io, è una delle opere più belle che ho mai visto. Sono stato ad Ebla. Nel suo assieme. A Ebla, dove c'è la famosa biblioteca che ha scoperto Mattia. E sono andato a una specie di duna. Il nostro amico Tusa sarebbe impazzito. Una duna, questo era il capo scavatore di Mattia, mi ha detto qui ci saranno 2000 tavolette qui sotto i piedi, una cosa che tu diresti sconvolto. E lì è nata la pietra di Damasco. La pietra di Damasco che cos'era? Perché lì le costruzioni erano fatte con paglia, fango e sole. Per cui invece ho sostituito paglia, è diventata vetro, questo vetro soffiati, il vetro acrilico e poi i pigmenti. Per cui è nata la pietra di Damasco da questo. E poi tutte le raffigurazioni sulle carte che avete visto con il poc'anzi. Dunque, premio Abbiati, che è uno dei premi più importanti in Italia. Per quale occasione te lo diedero questo premio? Le Pietro Abbiati, dunque, io sono stato invitato da Giacchieri, che allora era sovrintendente all'Arena di Verona, a fare una norma per l'anno 2000. Ti ricordi che c'era una grande enfasi su questo passaggio di secolo, come se... Mi ha detto, sai, dobbiamo fare una mostra straordinaria, un'opera senza limiti, non hai limite di spesa, pensa tutto quello che vuoi, deve essere una mostra, uno spettacolo che tutto basato sulla trasparenza, voleva avere lui un grande cristallo. E da lì è partita l'operazione Norma, per cui poi... A Catania la norma è sempre attesa perché è un'opera basilare per loro. E lì ha avuto un grande successo, anche se alcune cose erano difficili anche da capire, perché era completamente in astrazione completa. C'era questo cristallo che si diventava ambiente di norma, poi c'era una luna che scendeva dall'alto luminosa, quei cavalli che adesso sono esposti allo Steri, chi vuole può vedere, fanno parte di questa. Questa norma è andata a Tel Aviv, a San Pietroburgo, a Siviglia, a Salisburgo, in Giappone. Ha girato il mondo, ha avuto un successo clamoroso. A San Pietroburgo c'ero pure io, fu infatti un successo clamoroso perché i russi sono intenditori di arte. Ci fu una sola disavventura, che tutti gli indumenti, le macchine fotografiche, eccetera, che gli esecutori, i musicisti avevano depositato in una stanza, quando ritornarono, finito lo spettacolo, erano spariti nel nulla. Ti ricordi? Rubarono tutto. Bellissimo. I russi. Non noi. Senti, adesso chiudiamo con il rapporto forse più importante dopo quello con Tucci che tu hai avuto. Renzo Piano, questo immenso architetto, eccetera, che insomma credo che proprio ti abbia preso a cuore, perché tu lavori spessissimo con lui. Tu hai esordito, se ricordo bene, non con Gerusalemme, prima con Padre Pio. Sì, avevo fatto questa grande vetrata da dire che era una vetrata lunga 10 metri. Poi bisognava fare la porta, perché i francescani gli avevano chiesto di fare la porta. Lui si gira verso di me e ha detto, adesso la cappella è sua, la porta se la faccia lui. Come ha dato la committenza. Era grande questa porta? Sì, una porta, sì. Pesa 200 kg. Però con un dito si apre, perché c'è un meccanismo. Con Piano, quando lo vede con Piano, è una felicità, perché c'è uno studio organizzato in maniera... Cioè anche la vite ti mandano... La misura della vita ti mandano, cioè i progetti sono perfetti. E poi c'è una
un livello culturale incredibile. Ti seguono perfettamente. Per Dunque, cui non... tu avevi già fatto le vetrate del Duomo di Cefalù. Sì. E mi ricordo che ci fu una polemica perché i soliti bacchettoni tirarono fuori che cosa c'entrava l'opera contemporanea. L'opera contemporanea c'entrava alla perfezione. Devo dire, io fui chiamato per esprimere la mia opinione, io dissi assolutamente falso che questa opera è estranea all'ambiente, è perfettamente integrata, proprio per la maestria, per la bellezza, per i colori, per le trasparenze, un'opera secondo me fantastica. Ma i bacchettoni, naturalmente, e credo anche gli invidiosi imperversano sempre. Vabbè. Comunque, la verità è che con Crispino Valenziano a Cefalù si fece questa straordinaria operazione. Io, tra l'altro, non sono mai riuscito a capire perché l'artista contemporaneo debba stare chiuso in un recinto come se fosse infetto e potesse causare chissà quali terrificanti contagi. Le arti devono dialogare tra di loro. Questa è la mia idea. È sempre avvenuto come così. È sempre accaduto. Sì. Anche lì il successo suo è stato clamoroso perché comincia con Cefalù, Renzo Piano lo nota, se lo tira dentro, fa questo lavoro per a Pietralcina, credo che sì, tu l'hai no, fatto. No, a San Giovanni Rotondo. A San Giovanni Rotondo, dopodiché Gerusalemme. Allora, siccome io ho letto Tasso, che quando i famosi crociati arrivano a Gerusalemme, cioè c'è un'esplosione di gioia, di felicità. Ora, dalla tua ai nostri telespettatori, che cosa fu per te Gerusalemme? Prima di Gerusalemme completo, sempre ricordo. Quando è stata la scelta per le vetrate del Duomo di Cefalù, sai che c'è una commissione regionale che decide per questi grandi monumenti, eccetera. Io avevo fatto un prototipo che era stato messo lì in una finestra. E sai chi ha detto... Quella finestra dobbiamo accettarla perché sembra lì messa da sempre, un archeologo. Ecco. Cioè non è stato nessun altro, neanche. È detto un archeologo, ha detto ma che dobbiamo giudicare? Quella finestra sembra lì, non mi ricordo il nome del... mi è sfuggito. Però un archeologo l'ha detto. Per dire, completiamo l'aneddoto. Diciamo Gerusalemme, che è decente perché... Ancora ne pago le conseguenze perché è stato un lavoro faticosissimo. E dillo, raccontalo questo è importante. C'era da fare, c'era questo convento di San Francesco al Cenacolo, cioè il Cenacolo accanto, attaccato. Il Cenacolo se ne sono appropriati gli israeliani, prima era nostro. Poi gli israeliani l'hanno, perché c'è una presunta tomba di Davide sotto, sì. Per cui se ne sono appropriati. Allora, questo convento è proprio attaccato alla cosa. E questa cappella si chiama Cappella al Cenacolo perché si vede il Cenacolo accanto. E Rossella ha fatto il giardino, cioè il giardino che porta a questa cappella. Sempre committenza a Renzo Piano? No, questa è committenza francescana. Custode di Terra Santa. Custode a Terra Santa, non c'entra niente. Piano doveva venire l'inaugurazione, però gli avvenimenti di Genova allagata purtroppo gli hanno impedito di fare questo via. Per cui mi hanno affidato la cappella dove ho fatto vetrate, altare, ambone, sede, tutta la cappella. Ho disegnato anche le panche, il legno. Per cui una cappella completa. Per la prima volta ho fatto tutto, però c'è stato le vetrate le ho fatte a Palermo, per ovvi motivi, perché il soffiatore a Palermo, poi per la complessità della tecnica devo farlo. Sono stati 2 anni di lavoro questi, massacranti, perché fare 8 vetrate a quel livello, eccetera. L'altare fatto in marmo, pietre del deserto, e il lambone, l'ho fatto a Betlemme, per cui io ogni mattina, che Betlemme è come Palermo Bagheria, cioè ogni mattina mettevo in macchina, per cui era divertente anche andare a Betlemme a lavorare. Dove lavoravo in questo laboratorio, questo marmista, dove c'era una specie di nuvola bianca prima di entrare, perché lì non c'è nessun tipo di... Cautela, osservanza alle banalissime tecniche, per cui Rossella mi ha detto tu muori qui dentro, per cui abbiamo deciso che io andavo quando finivo di lavorare, però poi per i tempi ero costretto ad andare, infatti ho avuto problemi ai polmoni, eccetera. Perché lavoravo in una nuvola che lui nel frattempo, il proprietario del marmista titolare, stava facendo 80 capitelle per Dubai, stile corinzio. Perfettamente e io nel frattempo facevo l'altare, l'ambone, eccetera, però è stata un'esperienza divertente, molto bella. Poi io andavo a mangiare
nella chiesa della Natività, accanto. L'intervallo lo facevo seduto davanti all'altare. Una domanda così un po' superficiale, ma si mangiava bene? Si mangiava benissimo, perché lì c'è una... In convento si mangiava benissimo, facevamo da mangiare anche noi, perché c'era una cucina attrezzatissima. Però quando andavo a Betlemme mangiavo in una casa francescana dove c'è un cuoco straordinario, per cui là, anzi dovevo limitarmi, se no mi addormentavo, eccetera. Ma poi è bello questo intervallo che dentro la basilica, no, seduto, che a me, siccome mi conoscevano lì i custodi, mi facevano sedere proprio davanti a tutte le icone, le cose, eccetera. Bellissimo. Una cosa quasi... Quindi, come vedete, quello che vi ho detto all'inizio è la pura verità. Un grandissimo artista, questa città, chissà perché lo trascura, ma non si riesce neanche a capire perché. Perché è così esplosiva questa personalità. Gira il mondo, ma a Palermo, capito? Perché è chiaro, io capisco qual è la ragione. Un artista del genere che arriva e sfonda anche qui, naturalmente distrugge tutti i mediocri. Devo raccontarvi uno strano episodio. C'è una grandissima poetessa russa di inizi Novecento che si chiamava Anna Akhmatova, la quale non parlò mai male di Stalin. Si limitò semplicemente a scrivere le più belle poesie del secolo. Stalin la ritenne sua personale nemica. Sapete perché? Perché la bellezza dei versi di Anna Akhmatova, quel suo additare utopie ed archetipi, faceva vedere in maniera evidentissima la mediocrità invece di ciò che accadeva nella terra di Stalin. Stalin le tolse cibo, sussidio, casa e il figlio unico in galera a vita. Si chiama morte civile. Anna Akhmatova ha vinto. E io voglio concludere così questa trasmissione a questo grandissimo artista, insisto, grandissimo, perché lo dico qui a Palermo, esattamente così. Lui sopravviverà. E degli altri che cosa accadrà? Se non una serie di diavoli che se li inforcano e se li portano all'inferno, perché sono invidiosi, lussuriosi, stupidi, volgari e così via. Però io, ti piace come conclusione? Sì, no, ma... come quando io ho fatto la prima scenografia a Venezia, alla Fenice e poi alla Scala, che è stata pure molto importante, quando sono rientrato a Palermo mi aspettavo un grande riscontro, invece silenzio assoluto, per cui questa cosa invece poi col tempo ho capito che è stata anche una mia fortuna, io approfittare, cioè di tornare in un posto ed essere tranquillamente ignorato. Perché ne ho fatto un buon uso, cioè è meglio così che essere coinvolto in cose inutili e cose indistrutte. Tu non lo sai, cioè, ma... nascondo, il fatto di essere un artista, di non essere disturbato per altre cose, ma vedi, a parte i cantieri, che è stata una parentesi, purtroppo, che mi è costato anni di fatica, però ci sono rimasti, per cui in fondo anche questo lavoro è stato importante, che ci sono. Tu non lo sai, ma Ezra Pound disse questa profonda verità, esattamente identica a quella che hai detto tu adesso. Credono con il trascurarci di distruggerci, ci danno più tempo per lavorare. Infatti. Grazie a voi tutti. Grazie a te. N. Kai Pan.